Questo qui, se lo vogliono, intanto lo devono capire. Sanchioni Carlo, 82 anni, portati alla grande, artigiano per 10 anni in Francia nel dopoguerra e poi commerciante a Fano. Dopo una vita di lavoro e sacrifici, ora è il momento di godersi un meritato riposo e anche i frutti del suo lavoro, come la casa nella quale abita assieme alla moglie, anch'essa ottantenne di grande presenza e spirito, se non fosse che ultimamente ha però una disabilità che non gli permette una mobilità agevole. Infatti Carlo, per uscire e rientrare a casa, arriva con l'auto fin sotto il cancello di casa. Arriva, o meglio arrivava agevolmente fino a poco tempo fa, perché da quando si è aperta la nuova rotatoria in via Roma qualcosa gli impedisce un'agevole manovra. Un gigantesco tabellone gli è stato posizionato proprio a un metro dal cancello di casa. Ci da noi è una cosa fatta senza cervello, secondo me, anche perché potevano dire qualcosa dicendo noi dobbiamo mettere questo, guardiamo un po' di no, perché loro lo sanno che dà fastidio, perché uno dell'autostrada mi ha detto, non dico il nome perché lo sa lei, se io ero al posto suo, ero più cattivo di me. Il problema qual è? Che non riesce a parcheggiare? Non riesco a parcheggiare, non si può arrivare perché qui arrivi e poi qui di notte, questo guardi, se lei guarda, questo è molto pericoloso, perché venendo su da laggiù, di notte con la nebbia, no, con la nebbia o la foschia, quello che c'è qui, ci vanno a inciampare. Non so dove entrano, capite? Cosa chiede eventualmente? Io la soluzione c'è? Io chiedo di spostarlo. Chiedo di spostarlo 1,50 m più indietro, prendendo un po' di muro e un po' di strada e basta, non chiedo niente. È una cosa semplice e costa poco. E poi gli ho anche detto, mi sono offerto, se vi costa qualcosa vi dirò io i soldi. A nulla sono valse le rimostranze di Carlo al comune a riguardo del posizionamento di questo tabellone, dove tra l'altro fa specie vedere Ancona indicata in direzione della Flaminia e quindi verso Urbino e Fermignano, della serie La geografia questa sconosciuta. E vorrebbe anche che si trovasse però una soluzione che mettesse tutti d'accordo, soprattutto per la salute della sua amata moglie. Sì, signor sindaco, facci qualcosa. Dia l'ordine di levare questo cartello e metterlo un po' più dietro e basta. Solo quello, non è che chiedo l'impossibile io non chiedo l'impossibile.